E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Terzo episodio di Far Cry 6. Ormai questo è il soprannome che le abbiamo dato. Sto un pochino meglio di gola. Ho avuto 2 giorni ragazzi dove stavo veramente a terra. Ero completamente senza voce. Mo' però è arrivato il momento di ricominciare, di rimettersi in marcia. Nell'ultimo episodio, io sinceramente non mi ero accorto, abbiamo completato il prologo, che appunto è stata l'ultima missione che abbiamo fatto prima di chiudere la seconda parte. Continuiamo quindi la nostra partitozza. Siamo rimasti nell'arcipelago di Zamok per la missione, non mi esce il nome, appunto la griglia, perché mi ricordo che avevamo lasciato che eravamo in missione proprio piena e dovevamo parlare con Juan, supremazia. Ok, col pad ho saltato il colloquio, ma ho rotto i coglioni. Fantasma semina il panico lanciando del gas velenoso sul campo di battaglia per indurre i nemici a combattere gli uni contro gli altri. Abbiamo abbastanza uranio per poterli comprare, eh? Però a questo punto, ragazzi, io comprerei la clavadora. È una balestra? Ok, 90 metri. Sapete che c'è, ci vado a piedi, dai. Quindi l'obiettivo della storia è prenderci speranza. Ok, c'è da fare molta attenzione a questo, eh. Però sembrano Talia e Paolo degli alleati. Che sono blu, sono alleati per forza. C'è anche una famiglia chiamata famiglia Montero che penso debba aiutarci. Ok, beh, quindi cominceremo da madrugada, che vuol dire alba in spagnolo. Clara è ricca? Questa è una novità, eh. Sempre detto che al capo dei movimenti di sinistra c'è sempre gente ricca. Che combatte la gente ricca, no? No ragazzi, io le mie opinioni politiche me devo tenere per me. Don't worry. Your secret is safe with me. Ok, dopo un bel brindisi, ovviamente alcolico con Juan, per cosa vorresti fare se no? Ce la facciamo ad andare a questa missioncina? Grazie. Qua che c'è? Ah, chiamo l'imbarcazione, perfetto. Oh, finalmente. Ok, dobbiamo andare laggiù, sono 2 chilometri, si sti cazzi, ancora a piedi un'altra volta. No, raga, che figata di panorama, però. Allora, qua io potrei guidare verso il mare aperto e sbloccare il finale segreto. Non mi costerebbe un cazzo. Però, per giustezza, non lo faccio, perché sono qua per portare la campagna e sarebbe veramente da infami. Però comunque, per chi lo volesse provare, se mai alla fine storia facciamo una piccola registrazione dove lo facciamo, guidando largo finiremo il gioco. Dobbiamo fare il giro, perché se scendiamo qua, a parte che è pieno veramente, è un po' lunghino a piedi, eh. 500 metri. Siamo già a zona boe, zona di attracco. Cioè raga, più si sta barca, più... Oh, oh, buono. Scendi. E più distanza fai, più cammini, più R2 comincia a fare resistenza. Ok, la macchina sta là, però prima qui nel dintorno c'è qualcosa da fare. State alla largo da casa mia. State alla largo. Qui stai dicendo che qualcuno va ad autoincendiarsi la casa, fantastico. Ah, sono cascato in una missione. L'uomo e la mangusta. Ok, porta chiusa. Creatura letale, addirittura. Ma io guapo. Vabbè raga, sembra quasi veramente stupido entrare qua dentro. Chiave del capanno. Oh, questo è importante. Porca puttana. Cazzo è sto animale? No, la mangusta è la chiave. Mangus. Vieni qua, bastarda. Merda. L'ho detto tardi che... Oh. Chiave della scorta. Vaffanculo. Era questa la creatura letale? Cioè, dai. È aperta, mo? Sì. Capanno. Certo qua, guapo, è stato... Allora, partiamo tanto da la raccolta. Oh, un'armetta, dose letale. Qua ci sono dei buloni. Ok, qui c'è una lettera di una nuova missione, intercettazione. E ragazzi, questo è fantastico, perché queste lettere ti creano nuove missioni che ti sputano così come funghi dal nulla. Cioè, è bellissimo. Altro che le telefonate random di GTA. Ok,
interessantissimo. Incontra i Montero. Oh, scusa, l'ho ammazzato. Non volevo. Raga, non mi ha frenato la macchina, giuro. Mi ha fatto resistenza su L2. Ok, questo, come detto prima, è un amico. Beh, si vede che è amico di qua, no? Ubriaco fradicio. Il cane con le ruote, bellino. Chorizo. Cioè, abbiamo dovuto dirgli che vogliamo eliminare Castillo perché sto qua non ci ammazzasse sostanzialmente. Grande. Trova spada. Fili dice che è stata vista la piantagione di tabacco. Ok, ci sono dei quad. Usiamo questi. Arpioni in titanio. Gli aumenta la velocità. Beh, direi che non ci penso su due volte. Qua invece cosa c'è? È un'altra missione, scommetto. Intercettazione. Vabbè, io... lo sapevo, ragazzi. Però, mo, intanto, famo quel che c'è da fare. Bisogna eliminare queste bandiere qua. E in questa stradina qua, immagino, ma che bellina, che illuminazione che c'è, però. Ci sono sudato qua. Forse no, forse sì, boh. Cazzo duro. Ok, qua che c'è? L'FND. Polvere da sparo, sempre utile, sempre utile. Io però prima di uscire fuori ispeziono dentro. No! Telecamera, cazzo. Se mi vede sono finito. Qua c'è niente? No. Raga, c'erano delle scale da qualche altra parte, l'ho vista. Eccolo. Qua sicuramente c'è qualcuno da ammazzare. Ah, ok, non tipo quando siamo saliti per queste scale, basta vedere a sinistra, che coglione. Eccolo chi era. Come torno come rosso. Ma è moribondo. Ora manco più quello. E adesso non davvero più. Qua. In questa stanza. No. Ci dovrebbe essere Montero. No! Clara wants to make a deal. Clara's name doesn't mean shit around here. You work for Clara Garcia? Minchia, ma Clara poi non è così amata come lei dice, Tell me where your lieutenant went. Minchia, però come ci vede? Dai, fallo. Mo' credetto lo fai, però. I feel like I should write this down. Just tell that short little pig fuck this one. Dato che ci sei, potrei anche farlo, Ah, ok, mo tutto rosso. Stai zitto. Il megafono del cazzo, te lo tronco. Oh. Fanculo. Andiamo! Ci si diverte adesso! Ah! Non c'ho voce, ma ok. Tu che cazzo vuoi? Zitto. Qua chi c'è? Andiamo, forza, venite fuori. Munizioni. Tu vieni da qua. Ah. Come li chiamo io? I minions. I minions velenosi. Cazzo vuoi? Dai, ricarica lo fucile, cogliona. Ah, no. Boh, è il mio turno. Ciao, minions. Perché non muore? Perché non muore? Moto scoperchiato. Oh, headshot perfetto. Quando ho una pausa devo ricaricare per forza. Cioè, diventa veramente impossibile. Oh, c'è un altro minions qua dietro. Non la telecamera. Vabbè. Mi dava noia. Ciao. Ma come sei goloso? Come sei goloso? Ma non ho mica visto che c'erano questi qua. No. Oh, c'erano anche le bombe integrate, ma che bello. Guapo però. Devi farmi un casino. T'ho ammazzato io, scusa. No. Te come cazzo ci sei venuto qua dentro? Fanculo, tu hai il tuo veleno del cazzo. Ciao, ciao un cazzo. Ora davvero.
anche tu, fuori. Oh, l'arma fissa, sarebbe un peccato usarla contro lui. La surriscaldo, cazzo! Vai. Ok, tu laggiù devi prenderla. Devi prenderle dalla mitraglia, perché da qua non ce la faccio. Direi che è perfetto. Però aspetta, aspetta, Morena, qua voglio vedere se c'è magari qualche repertino, qualche munizione. Però c'è il carburante, che sti cazzi prendo. No, non c'è un cazzo. L'ho proprio carbonizzato. Mi vuol dire che questo non si può guidare? No, che brutta cosa. Ah, ok, vuole che usiamo i cavalli. E allora usiamo i cavalli. Comunque, ragazzi, per quanto riguarda il rapporto storia, azione, bellezza, rimane, se non il mio gioco preferito, uno dei miei preferiti. Ok, abbiamo seminato tutta la guerriglia varia. Fattoria Montero. Oh, Carlos è il padre di sta qua. Allora, figli, ha detto che eravamo fuori pericolo quando gli abbiamo detto che conosciamo qua. La ragazza ha detto che siamo fuori pericolo quando gli abbiamo detto che ha conosciuto figli. Che al mercato mio padre comprò. Ah, tosto. E Carlos ci mette in fronte al pericolo quando sa che siamo amici di sua figlia. Tutto torna, no? Sono un idraulico. Oh sì, quando siamo nei villaggi tutto è in terza persona. Sì, l'avevo letto da qualche parte. Allora possiamo costruire o guarigione della guerriglia o la rete dei corvi. La rete dei corvi ci dà la tutelare e ci fa sbloccare anche gli spostamenti rapidi. Invece la guarigione della guerriglia migliora l'addestramento e le armi dei guerriglieri. Io vado per la rete dei corvi. Allora, la tutelare la posso usare mentre cado premendo L3. Così mi fa fare anche distanze più lunghe. Poi successivamente, per atterrare in sicurezza, posso tranquillamente usare paracadute. Allora parliamo con il capo esploratore, che c'è. Intanto prendere quello di esperienza. Costa 200, ma è utile. E di madrugada prenderei questo centrale, dai. Poi esplorerò il campo quando necessario, eh. Raga, però è carinissimo. A me non piacciono i cani, eh. Team gatti fino alla morte. Però è carinissimo. Dai. Ah, questa era la missione. Okay. Evita che Giorito abbia fame. Ma se è il cane di figli, perché cazzo non ci pensa lui? Ottenete la carne di coccodrillo. Cazzo, lo vado a pescare il coccodrillo. Di solito sta tipo nelle lagune. Andiamo a vedere se qua c'è il coccodrillo per dare da mangiare al cane. Vabbè, è assurdo. Oh sì, dammi una moto, grazie. Che... chi sei tu? Ehi, voglio solo parlarti. Ok, nuova posizione di contare, ragazzi. Abbiamo veramente un casino di cose da fare. Hanno messo con calma tra la colonna sonora, fantastico. Oh, basta solo fare zoom, che coglione che sono. Vabbè, fiume Cortina, sono qua i coccodrilli. Un po' vicini a noi. Vai, a posto. Ma di cazzo ce n'è? Ah no, quello è guapo. Guapo, fai qualcosa con i tuoi simili. Oh, basta. Che cazzo è? Che cazzo vuoi? Qua sopra c'è lo scrigno. Ah sì, forse un modo per andare c'è. Magari passiamo di qua. Ok, ce l'ho. Dobbiamo andare tipo verso qua. Sta circa qui questa roccia. Camminare qua sopra e andare usando le liane. Poi dai, fuori da con lì. Cos'è? Polvere da sparo? Ah, pantaloni rivoltoso. Grazie. Siamo la zipline. Aveva detto liane, invece c'è la zipline. Poi andando sopra. Cosa c'è? Prendi il gallo.
che fa una collezione di galli. Cioè proprio non sanno cosa cazzo farti fare. Qua sopra c'è un vaso di Pandora. Sanita. Incredibile. Allora da qua potrei buttarmi con la tuta l'aria volendo. Dai, mo ce la posso fare. Grande. Secondo tentativo, eh. Cioè, signori. Elmetto rivoltoso. No, ma che... Ah, che palle. Bene, è arrivato il momento di tornare alla base. Però prima un pochino di miglioramenti. Torniamo alla base. A dar da mangiare al cane con la carne di coccodrillo, ok? Raga, non curvano un cazzo ste cose. Perché le hanno create? Guarda. Driftano, non curvano. Minchia, ma siamo tornati, c'è il tipo delle cose da fare. Ma che è qua dentro, raga? Vieni, do da mangiare, vieni, 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 vieni. Vai, nutriti. Ecco perché ha legato il sangue del coccodrillo. Mo mi torna tutto. Oh, bravo Totone mio, storia di rana completata. Ok, come prossima c'è da scegliere bene, eh. Vabbè, allora andiamo da lei. Napoleon e il pechino. Aspetta, c'è un vasino qua. Operazione dei bandidos. Ostaggi, manifesti e cartelloni portano gente a combattere per noi. Meno male che c'è la possibilità di chiamare la macchina. Oddio, beh, la macchina, bene o male, la strada la tiene. Ma il quad è disastroso. Ok, fine della macchina. Oh, punto esclamativo che sarà sicuramente... Ah no, manifesto da danneggiare? Ah no, un gran premio. Ok, mo' però adesso troppe cose, cioè, con calma. Noi siamo arrivati, intanto l'importante è quello. Aggiungiamo Caio Villareal. È questo Caio Villareal, che carino. No ragazzi, scusate, la Lazio ha battuto l'Inter, devo andare a fare il video, perdonate, mi interrompo e riprenderò domani. Purtroppo è una necessità interna che ho, ragazzi. E niente ragazzi, torno il giorno dopo a finire questo episodio. Ok, dicevamo che siamo arrivati a questo posticino. Ah, bello però sto posto, Mierda, smoke in Mexico? Fumi messicano? Che cazzo fumano in Messico? Oh, José Castillo, il figlio. E il figlio di Anton. Cazzo, ma gliela piantata? Questo qua è pericoloso. Ok, mettiamoci in gioco. Potrei usare Supremo, però mi scoccia usarlo adesso. Vai, uno è andato. Ma fai qualcosa, Clara. Oh, cioè, bisognava davvero che cominciasse a spararci prima che tu. Sto zitto. Siamo nell'area di ricerca. Però adesso l'importante è far fuori quei bastardi. Oh. Oh, non l'ho allettato. Incredibile. Zitto. Muto. E buono. Ok. C'hai un bazooka. Che brutta occasione per ucciderti. Sì, chiappami, vai. Anche te sei a posto. Però abbiamo fatto tutto, a parte i primi due, che era possibile, abbastanza silenziosamente. Tanto marchiamoli. Minchia, sono tre. Un po' di più no. Quella mi sta guardando, quindi non è il momento di ammazzarlo. La testa, per forza. Quell'altro sta sopra. Perfetto. Non mi dire che sta guardando verso di qua. Perfetto. Ciao. Io però lì con... Sperando che agisse il prima possibile. Perfetto, grande, 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 grande. Oh, qualcosa finalmente fatto da un alleato. Va bene, apriamo il fuoco. Ciao. E anche tu. Ragazzi, quest'arma qua è micidiale però. Ciao. Anche a te. Vai, fuori.
anche te, rimani là. Ne manca uno. Due. Ciao. Ah, sei tu? Mo' cerchiamo quello che c'è da cercare. Altra gente. Cazzo fa? Cazzo, volete della nostra vita? Ma mi sono riposizionati tutti. Cioè, è perché sono nelle stesse posizioni. È perché sono nelle stesse posizioni in cui erano prima. Anche il cane. Ma sono respawnati per forza. Anche a te. Il problema non è quello che ci vuole per ammazzarli in quantità di fatica. È che magari sei qua per farti i cazzi tuoi e te li trovi sul groppone. Supremo. L'elico. Qua mi serviva Supremo. Eccoti. Qua è l'arte di non avere un bazooka, un lancio missile, insomma, la stessa cosa. Eccoti. Ciao. Forse speciale di cassisti danno una caccia, cosa? Il tizio morto vicino all'eliporto potrebbe avere qualche informazione utile. Vabbè, Supremo pronto. Ciao. Oh shit. E ti ammazzo anche il cane. Madre di Dios. Crotenente Lopez, il riconoscimento. Ok, cos'è una villa? Non ho letto dove perché mi sto sinceramente occupando di altre cose. Tipo di quel cazzo di elicottero di merda. Fuori dai coglioni. Andiamo verso l'estremità nord dell'isola. Raga, sono stronzi però, Minchia se sono stronzi. Se vabbè qua finché non abbatto l'elicottero non posso fare un cazzo. Però per abbattere l'elicottero mi serve il Supremo. E per usare il Supremo devo far fuori qualcuno. Vedo che comunque tutta la comunità ormai mi conosce. E è inutile nascondersi dietro un dito, ragazzi. Quindi cazzo duro contro il muro. Fuori dai coglioni. Anche te, fuori, togliti proprio. No, la torretta, che è? Ciao torretta. Due elicotteri! Che cazzo è sta roba? Oh, bro, ma vieni fuori però, No, no. Ok. E il tostador. Tostador. Quando un gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Vai. Esploso. Togliti le coglioni. Munizioni? No, però, ok. Vabbè. Ma come mi tocca sprecare tutte le cose per... Ah. Vai, esci dai coglioni. Vai, gli ultimi colpi in canna. Vai. A posto. Che cazzo finite? Da qua. No. Ok, sostituiamo la clavadora con sto qua. Oh, perfetto, 150 colpi. Non è il migliore, ma almeno... Oh, ora sì che posso venire a cercare, bastardi.
Minchia, però a livello di danni è veramente una sola, eh. La puttana. Ehi. Oh, sì, ho 50 colpi. Perfetto. Buona, appena supremo si ricarica. Vai. Ok, diciamo che li ho fatti troppo incazzare e che io su quest'isola è meglio che non ci metta più piede. Supremo pronto. È la tua fine. Bro, è la tua fine. Cioè, proprio ditti addio. Scusate la concentrazione e un po' contrattenimento durante la guerriglia, però sono multitasking fino a un certo punto. Cos'è un bunker sotto il fallo? Proprio, ma vediamo qua. Allora, 117 metri, abbiamo una macchina pronta, proprio c'è. Meno male che Silvio c'è, proprio un'auto blu sta qua. Andiamo al bunker sotto il faro. No, non curva una sega. No, devi frenare la tua irruenza. Oh, si ricomincia a fare guerra? Sì, si ricomincia a fare guerra. Cosa vuoi? Lo ripeti, scusa. Ciao. No. 12 metri sotto c'è il bunker. Tu. Ok, il punto d'accesso è qua. E meno male non è come altri giochi che va tipo cercato un'ora. Oh. Repentino proprio. Non ti sei accorto, eh? E liberiamo tutti. A posto. Abbiamo intanto così reclutato della gente. Operazione completata. Napoleon Pequeño. È stata un'operazione piuttosto tosta, eh? Mi è piaciuta davvero tanto. Allora, legami di sangue. Incontra e spara alla torre idrica di Revira. Però ragazzi, ci sono queste due cose che mi interessano prima di finire l'episodio, quindi io faccio un viaggio rapido alla fattoria Montero, quindi io prima di chiudere questo episodio andrei a fare queste due, stazione meteorologica e contraerea. Prima la stazione meteorologica. Un'altra canzone popolare, e c'è Bella Culpa. Ok, ci siamo. Stazione meteorologica Cortina, potrebbe anche essere qualcosa che è in Italia, perché il metodo a Cortina penso che sia qualcosa che magari anche esiste. Comunque sia, vabbè, andiamocelo a conquistare. Ok, beh, ho trovato il barco dal dietro. Uff, matto. Matto dalle gare, fra. Matto te invece che... Vieni qui in cerca di fortuna, ma ti fa male, ti fa male. Cioè, che ti aspettavi di potermi fare l'elicottero con l'uccello in faccia? Cioè, quella stronza lassù... Dovrei... Deve essere proprio veloce a ammazzare, però, fra, eh. Si prende proprio questo. Me lo faccio un po' di carnevale. Oh... Oh, sì, muovi, trucido tutti. Paracadute. È durato durato pochissimo il viaggio. No, l'allarme no. Ok, vabbè. Avete avuto la guerra? Eccola. Contento di accontentarvi. E mo vi beccate questo. Oh, sì, una bella macchinina. Ma quanto cazzo ci metti a ricaricare, brutta merda? Ciao. Mi fate impegnare più del dovuto, cioè che cazzo? Guarda che ti vedo uguale. Perché ci sono le bolle di sapone? Ah, qua non è più come una volta che ripulisci. Qua li puoi ammazzare, ma tornano. Ah, abbiamo gli alleati, che bello. No.
vandalizziamo il manifesto. E qua, signori, addio cipotto. Vai. Datemi la caccia, tutti bastardi. Datemi la caccia. Poi faccio vedere io. Eccolo il laboratorio. Laboratorio, beh, sanzionate oggi. Volete. Conquistato anche questo posto. Giù la bandiera. Issiamo la nostra. E mo si va verso l'ultima di questo episodio. Abbiamo Supremo pronto e allora lo useremo per distruggere la contea. Oh, c'è. Fantastico. C'è la chiave nelle banane. Bellissimo. L'altra arma. Ah, poi la spada invece. Ok, mo testa alla contraria. Lo spazio è interdetto, là ce lo ti abbatteranno. Fantastico. Posso fare così? No, meglio che usi il paracadute. Vabbè. Meglio. Ora uso Supremo e abbatto quel che c'è da abbattere. Venite già a rompermi i coglioni? Davvero? Di già? C'è un colpo che è bastato per morire. Ti rendi conto che è bastato un colpo? No, ora andiamo qua. Supremo. E fine della storia. Minchia, che effetto pirotecnico. E saliamo di grado al quarto. E prezzi trafficati da armi cialte e roba da aggiungere alquanto. E se ne va. La contraerea se ne va. Qui c'è un punto esclamativo. Ciao. Che vuoi? Allora, ragazzi, ne approfitto da prendere questi due. E poi ci salutiamo. Ok, qua c'è una. Eccoci qua. Vabbè, basta saltare le rocce, ragazzi, Ci arrivano le piante. Stivali da rivoltoso. Vai, vado a mettere subito. La seconda sta qua sotto. Con nemici, quindi ce la farà botte, che bello. No, invece no. Si può disboscare così. Che ci sta? Colante supremo, perfetto. E con questo, ragazzi, io vi saluto. Grazie per la visione di questo video. Lasciate like, iscrivetevi. E ci vediamo presto. Grazie, ragazzi. Al prossimo Far Cry.